Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video, finalmente a grande richiesta, video sulla Essence, sulla nuova collezione Kawaii. È veramente stupenda sta collezione, ci sono pochi pezzi ma sono veramente super carini e super sfiziosi. Allora, vediamo cosa ho preso. Prima di tutto ho ripreso questi, che sono i mascara con cui mi trovo meglio della Essence, che hanno buonici, cioè non hanno né paraffina né silicone, perché molti hanno la paraffina all'interno. C'è questo che è super volumizzante, quindi va bene magari per chi ha poche ciglia e le incurva un po', è un mascara volumizzante. Invece questo è un mascara Elope Extreme, questo rosa però, perché quello nero classico invece ha la paraffina. Questo invece è un mascara molto allungante che separa le ciglia e le incurva. E però l'unica cosa che non mi piace però è che ha lo scovolino in silicone, quindi non volumizza molto le ciglia, quindi dovete avere delle ciglia abbastanza già forte e lunghe. Altrimenti vi consiglio di più questo, che ha lo scovolino più grande e le volumizza anche. Questo che molto mi trovo benissimo con entrambi i mascara, quindi ogni volta che vado alla Essence li riprendo, perché costano tipo 2 euro, quindi faccio sempre scorta ogni volta che vado dalla Essence, che sono super economici e funzionano. Poi vi ricordate nell'altro video della Essence, che vi lascio qui sotto, in cui avevo comprato varie cose anche della collezione normale, insomma la classica, avevo preso questo che è un lucida labbra gloss, questo colore qui con marroncino, che era il numero 2, e mi è piaciuto veramente un sacco, perché anche se è un lucida labbra non è troppo appiccicoso e resta abbastanza sulle labbra, e io l'ho utilizzato praticamente sui rossetti per renderli un po' più lucidi. Mi piace un sacco e può essere indossata anche da solo, perché è molto pigmentato, e quindi ho voluto prendere anche questo di quest'altra colorazione questa volta, che è un bordeaux molto scuro ed è il numero 08. Mi piace molto come colore. Mi piace molto come colore, vi farò sapere. Comunque costavano sempre intorno ai 2-3 euro. Scusate se non vi dico i prezzi, ma lo scontrino c'è scritto solo SSSS e non si capisce a quale prodotto sia associato il prezzo. Però vi ho detto, sono tutti prodotti comunque molto economici, sotto i 3 euro. Poi volevo farvi un piccolo riferimento al video scorso, sempre della Essence, che avevo preso questo blush matte della colorazione numero 10, che è un rosa pesca molto intenso, e mi sta piacendo veramente tantissimo. Lo metto sempre, non ha silicone, resta molto sulla pelle e lo sto adorando. Ci sono anche in altre colorazioni, però stavolta non l'ho ricomprato perché comunque mi durerà parecchio. Poi ho preso come al solito una limetta. Le lime della Essence mi piacciono un sacco perché costano tipo 1 euro e hanno questa custodia qui, aspettate l'apro, in plastica, che è molto utile da mettere in borsetta, e ci sono due steppi. Ovviamente ho preso quella colorata viola, mi piace un sacco questa qui, poi viola, adorabile. Finisco subito le limette perché sto sempre a allinearmi le unghie, perché ho la crescita delle unghie molto molto veloce e quindi mi servono sempre le limette. Quelle in cartone dopo tipo neanche un mese si consumano, e quindi ho voluto prendere anche questa in acciaio. Però ho letto sempre su internet, comunque varie estetiste dicono che questa rovina le unghie, quindi non so voi che dite, però è l'unica che penso che durerà di più rispetto a quelle di cartone, che veramente durano un mese, neanche a volte. Ho preso questo che è un eyeliner pen, un eyeliner in penna super fine della Essence. Ora lo apro perché tanto non ne ho altri. Ah, vedete com'è? Faccio vedere com'è. Speriamo di saperlo utilizzare, perché dovete sapere che io non sono molto brava ad usare l'eyeliner. Però visto che costava pochissimo, ho detto magari inizio con questo, mi esercito un po'. Ed è molto scrivente, super nero, e sembra anche facile da utilizzare, vedremo. Poi ho preso questo smalto. Io ogni volta che vado dalla Essence devo prendere almeno uno smalto, se non sono io. E ho preso questo che è uno smalto Glow and Care, non l'avevo mai visto. Dice uno smalto luminoso perché c'è l'olio all'interno. Vi farò sapere com'è, dovrebbe essere anche uno smalto insomma che cura le unghie. L'ho preso più che altro per il colore. Nella fotocamera sembra un rosa intenso, ma in realtà è tipo un rosa nude però luminoso, vedete? Mi piace molto, vedremo. Anche non solo il rossetto nude, anche lo smalto nude. Alla fine io con sto nude, io impazzisco per le cose nude. Poi ultime cosine, poi faccio vedere cosa ho preso della nuova collezione Kawaii della Essence. Allora, ho preso questo pennello qui. L'altra volta non ero riuscita a trovarlo e ho preso il pennello semplice per l'ombretto, per gli occhi. Invece questo è un pennello che per sfumare l'ombretto, vedete? Molte setole, ora lo apro. È un pennello sfumino per ombretto occhi. Qui è molto morbido e penso che sfumi bene, anche se lo vedo un po' troppo grande. Vi farò sapere.
Poi sempre in temi di pennelli, poiché quello vi ho detto era per sfumare l'ombretto, però l'ho visto troppo grande, quindi magari può essere sfumato alla fine, ecco. Ho preso anche quest'altro pennello, che è un pennello duo. Da una parte dovrebbe sempre per sfumare l'ombretto, vedete, però è molto più piccolo. Da una parte invece per sfumare il correttore sugli occhi. Vi faccio vedere da vicino, eccolo qui, vedete, è a duo. Mi piace molto questo, ragazze. Voi l'avete mai provati questi qui? Io quello anche per il blush mi trovo benissimo, anche quello per la terra. Proverò anche questo e vi farò sapere. Comunque sono adorabili così, sono tutti azzurri, mi piacciono un sacco. Ultimo pennello, ve lo giuro, ma costano così poco che io ne prendo sempre un sacco, perché mi ci trovo davvero bene, perché sono super morbidi e quindi li prendo sempre. Questo invece non è azzurro, ma è rosa. Ed è bellissimo, ragazze, per il blush ovviamente, mi piace un sacco, è super super morbido. Questo secondo me va bene anche per l'illuminante, vedete, perché è molto sottile, mi piace. Invece quello dell'altra volta era più grosso, proprio per la terra abbronzante. Comunque sì, ho cioè praticamente quasi tutti i pennelli della Essence, sto al completo ora. L'altra volta non avevo trovato la spugnetta tipo Beauty Blender per applicare i correttori e il fondotinta, e avevo preso quella in silicone che non mi è piaciuto molto, quindi ho preso questa arancio. C'era anche azzurra fucsia, ma era finita. Purtroppo ho trovato questa arancio, che è comunque molto carina, super primaverile, mi piace un sacco. Vi farò sapere poi come mi trovo. E infine passiamo alla nuova collezione che c'è a maggio, Kawaii della Essence. Io comunque mi piaceva questa collezione perché ha tutte cose sfiziose, però io aspetto con ansia quella di giugno, che è proprio una collezione super estiva, con tutti ombretti, terre abbronzanti, blush luminosi, effetto abbronzante. Quindi se volete vi farò anche il video di quello, perché sicuramente comprerò tutta la nuova collezione. Comunque di questa collezione Kawaii, che è molto sfiziosa, c'erano vari prodottini, pochi vi ho detto. Le cose che non ho preso sono due, sono tre. La prima erano tutte le decorazioni per le unghie, ce n'erano un sacco, adesivi, cosine da applicare sulle unghie, comunque molto carini. Io non sono amante, sapete, certo, semplicemente lo smalto, non ne utilizzo adesivi e cose varie per metterli sulle unghie. Però se siete amanti sono veramente carine e meritano. Magari vi faccio vedere quello che dico, vi faccio vedere anche le immagini, così capite cosa mi riferisco. E poi c'era un illuminante verde, che era tipo un blush luminoso, che era verde, penso che poi mettendolo sulle guance doveva cambiare colore, ma quello conteneva comunque siliconi e petrolati, quindi non l'ho preso. E poi c'era una cosa troppo carina, però non l'ho potuta prendere perché c'era il silicone, ed era tipo una spazzolina che la Essence chiama pastelli colorati per capelli. C'era una spazzolina che rilasciava un colore fucsia che colorava quindi i capelli, però in modo temporaneo, cioè dopo uno shampoo comunque andava via. Però alla fine non l'ho preso, ho detto tanto comunque non sapevo nemmeno se faceva effetto sui miei capelli neri. Poi ho rinunciato e ho preso queste cosine che ora vi faccio vedere. Prima di tutto ho preso questa, non so se era della collezione proprio Kawaii, però l'ho presa. Comunque è veramente carina, è una pochette piccolissima, proprio che va bene per mettere il trucco magari quando siete solo fuori per il weekend, vedete? Quante cose ci sono sopra, cioè è adorabile, ragazze. Io l'ho dovuta prendere, me ne sono innamorata appena l'ho vista. Poi ho preso, per quanto riguarda le unghie, c'erano questi smaltini in questa forma troppo carina, cioè guardate il packaging a forma di gelato. Io ho preso questo, che è giallo pastello, è stupendo, un giallo pastello molto chiaro, mi piace un sacco. C'era anche in azzurro e rosa. Ho voluto prendere questo perché non avevo uno smalto giallo, è praticamente un cono gelato, cioè troppo carino, ragazze. Poi ho preso quest'altri due prodottini troppo sfiziosi, sono più belle le confezioni che altro, diciamo, vabbè. Questa è una limetta, eccola qui, ragazze, è una limetta troppo carina, tipo a forma di busta di latte praticamente. Ora l'apro, vediamo com'è. Un po' carina. Ho preso questo, che è simile alla limetta ed è uno struccante per le labbra, che dovrebbe rimuovere delicatamente il trucco dalle labbra, che non aveva silicone. Non so, io l'ho preso giusto per la confezione, cioè è veramente carino. Ora lo apriamo insieme, vediamo com'è. Era più bella la confezione fuori che l'interno. Molto semplice. Non vedo l'ora di provarlo, poi vi farò sapere sempre se magari è adatto anche per togliere le tinte labbra, che ha bisogno di uno struccante comunque più strong, no? Poi per finire, secondo me il pezzo forte, la cosa più carina, più sfiziosa è questa, che non c'entra niente poi col make-up. Sono questi calzini, però fanno parte sempre della collezione, questi calzini con il muffin rosa, viola, lilla, cioè stupendo. Devo aprire, ragazzi, non vedevo l'ora di indossarli, però poiché dovevo fare il video ancora non li ho aperti, li apriamo insieme. No, se ci sono pure i pois lilla poi. Che carini.
Forse sono un po' infantili, un po' da bimba, però mi piacciono molto. Ah, c'è scritto pure Essence. Immagino David quando mi vede con questi calzini. Fatemi sapere se volete invece il video della nuova collezione che ci sarà comunque a fine maggio-giugno, della collezione proprio estiva con tantissimi trucchi abbronzanti, belli, luminosi della Essence. E ditemi anche quale altro marchio di make-up vorreste che io facessi una recensione, così vi faccio un video. Quindi se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, inoltre cliccate anche sulla campanella per non perdere nessun video, mi raccomando. E io vi mando un bacio grande. Ciao!